Ciao amici, voglio fare questo tiramisù alla Nutella dopo richiesta delle mie nipotine, specialmente della più grande. Ho preparato le uova, le ho separate, tuorli e albume, ho sbattuto come di solito si fa con il tiramisù classico, le uova, i tuorli con lo zucchero, gli albumi montati a neve. Adesso metto il mascarpone, le dosi le trovate tutte all'inizio in descrizione e vado a sciogliere il mascarpone nei tuorli. Ok, ho visto varie ricette su internet, però poi alla fine ho deciso di farlo un pochino a modo mio. Gli albumi, una volta sciolto il mascarpone nei tuorli, vanno messi così a cucchiaiate senza farli smontare. In questo modo, così incamerano ancora aria. Poi, invece di mettere i savoiardi, ho scelto di mettere i pavesini, però ho preso pavesini al caffè. Ok. Per la crema ci siamo. Qui ho messo un po' di latte, ci verserò una tazzina solo di caffè, visto che lo devono mangiare i ragazzini, meglio non abbondare con il caffè. Vado adesso bagno i pavesini e faccio uno strato, copro con questa dose. Io adesso ne faccio due di tiramisù un po' piccolini, visto che lo devo regalare ai nipoti, e un altro piccolo lo tengo per me, altrimenti ne fate uno grande. Mettiamo poi, una volta bagnati i pavesini, la crema, uno strato di crema. Ok. Ecco qua. E poi ho preparato la Nutella che ho sciolto a bagnomaria. Poi naturalmente potete mettere anche una nocciolata, una crema di nocciole, quello che volete. Metto la Nutella in questo modo. Così faccio proprio un disegno astratto. Ok, la faccio colare sulla crema. E poi ci metto un altro strato di pavesini. Tutto un altro strato, mettiamo la crema, vai con la Nutella, abbondiamo anche a gusto nostro, gli mettiamo un po' di crema, quindi abbiamo fatto due strati di pavesini, due strati di crema. E vai. E qui ci si smuove la fame di dolce. Buono, lo sento già dal profumo che è buono. Abbondiamo, dai, un bel disegnino. Adesso è un peccato coprirlo con il cacao. Non lo so, che ne dite? Ci mettiamo soltanto una spolveratina di cacao. Ok, guardate che bel disegno, sembra un quadro di Picasso. Eccolo qua. Potremmo anche lasciarlo così, però ci butto sopra un po' di cacao, così a macchie.
mo' di disegno anche questo. Naturalmente il tiramisù deve riposare in frigo, più sta e più è buono. E questo è l'altro vassoietto che ho fatto con la crema rimasta, piccolino. E voilà, pronto da gustare. Naturalmente l'ho già assaggiato, è buonissimo, ragazzi. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!